Vittorino Facciolla, si comincia a fare sul serio, tra virgolette, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ma sarà una lunga onda elettorale quella che porterà fino alla regione Molise. Lunghissima onda elettorale che è già partita. Noi stiamo svolgendo le riunioni di partito a qualsiasi livello di rappresentanza comunale, di federazione regionale. Stiamo provando a mettere in campo la miglior squadra possibile per le politiche. Abbiamo chiamato in questo senso a raccolta tutti i nostri dirigenti e chiesto loro la disponibilità per candidarsi. Proviamo a fare la migliore partita possibile. Vittorino Facciolla sarà la testa d'ariete per sfondare il centrodestra in Molise. Guardi, io sono a disposizione del partito e auspico che insieme a me la disponibilità la diano anche altri dirigenti o tutti gli altri dirigenti, perché non è una partita questa, non è una tornata elettorale che si può affrontarla in solitaria. Centrodestra parte dai favori del pronostico, quindi ancora di più c'è bisogno delle migliori energie e c'è bisogno di mettere a disposizione il centrodestra le migliori energie. Migliori energie come espressione del territorio e non per poi magari subire qualche asso calato da Roma. Io non credo che questa volta ci saranno assi calati da Roma, perché i nostri non sono dei collegi favorevolissimi e di solito Roma cala gli assi sui territori quando i collegi sono facilmente in qualche modo assegnabili nei seggi. Questa volta non lo sono assegnabili, quindi non credo che arriveranno i big da Roma ad occupare lo spazio dei collegi elettorali regionali molisani.